Sottosegretario Mulè, la sicurezza è ritornata anche centrale per sostenere la crescita del paese. Secondo lei ci saranno, l'Italia investirà maggiormente sulla difesa data la situazione attuale? L'Italia deve spendere non tanto di più, ma meglio dal punto di vista militare, ed è quello che si sta facendo e si è cominciato a fare oramai da alcuni anni. Si parla tanto del 2% rispetto al PIL, attualmente l'Italia spende totalmente nel bilancio della difesa circa 25 miliardi di euro, che corrispondono quasi all'1,4% del PIL. Il 2% non è un moloch, è un dogma, ma è una proiezione rispetto alle necessità che ha il paese dal punto di vista della sicurezza. Questo però ha molto a che fare con quello che diceva il sottosegretario Messina, il vicepresidente Rosato, prima, cioè su come ci si pone adesso rispetto alla sicurezza, parlando anche di ciò che interessa ALIS e quindi tutto il mondo della logistica. In questi giorni, quest'anno, cascano i 40 anni della Convenzione del diritto del mare di Montego Bay, che è una convenzione che ha segnato uno spartiacque rispetto al diritto del mare che prima era consuetudinario e con Montego Bay diventa certificato dalle 12 miglia alle estrazioni. Bene, oggi parliamo di rivisitazione di Helsinki 75 in una proiezione che sappia ridefinire un nuovo ordine non solo europeo ma mondiale sulla legittimazione dei blocchi che si contrappongono. La domanda da farsi: che tipo di sicurezza nel 2022 noi dobbiamo aspettarci rispetto a queste nuove sfide? Cioè, è la sicurezza militare così come siamo stati abituati a pensarla o un nuovo tipo di sicurezza? È un nuovo tipo di sicurezza che si interseca inevitabilmente con i temi della transizione digitale, che sono legati in questo caso alla cybersicurezza e sono legati inevitabilmente al processo evolutivo dell'intelligenza artificiale. Cosa vuol dire? Vuol dire che i 620 milioni che sono nel PNRR legati al concetto della cybersecurity possono essere tanti ma possono essere molto pochi rispetto al gap che c'è di tipo capacitivo delle nostre infrastrutture. La faccio facile. Se noi nel nuovo ordine europeo, secondo la mia idea, dobbiamo ripensare le rotte dei traffici che passeranno sempre di più nel sud del Mediterraneo e sempre di meno, per n ragioni, dai porti del nord Europa, noi dovremmo avere degli hub logistici e infrastrutture che siano protetti, sicuri, prima di tutto da un punto di vista della cyber security, che ha effetti letali tanto e più rispetto a quelli che un missile determinato può scagliare. Cioè, le navi che sono in giro per il mondo possono essere bloccate non da un siluro sottomarino ma da un attacco hacker ben determinato che manda in tilt i sistemi operativi di una nave. E allora la vera sfida a cui siamo chiamati è di essere pronti con i nostri sistemi a garantire, dal punto di vista della logistica, che le nostre infrastrutture sono resilienti e che l'imprenditore privato abbia la consapevolezza di mettersi al passo con una sicurezza che è stata finora, come dire, dottrinalmente concepita solo da un punto di vista militare. Ci vuole molto tempo? No, ci deve volere molto poco tempo, perché quotidianamente, dico solo la difesa, noi subiamo 340-150.000 attacchi quotidiani, che sembrano tanti, considerate in Italia parliamo di svariati milioni di attacchi al giorno. Ma il dato interessa per dire che di questi 150.000 attacchi, quanti vengono fermati dai firewall operativi della difesa? Il 99,9% periodico. Vuol dire che noi quotidianamente processiamo tra i 20 e i 40 attacchi. Questo vuol dire che hai costruito un sistema che ti fa essere sicuro. Se poi invece osservi infrastrutture, al di là della regione Lazio, ma lo dico solo come esempio di cronaca, che al primo stormir di fronda vengono giù, allora vuol dire che è un problema serio. Non possiamo permetterci, quando il nuovo ordine sarà determinato, di avere Gioia Tauro, Messina, Palermo, Trieste, Taranto, non protetti da quel punto di vista. Perché poi c'è il problema dell'intelligenza artificiale, che è un problema enorme, che non è stato ancora affrontato perché quel che è. Che vuol dire? Che ancora una volta, noi abbiamo avuto tre grandi rivoluzioni dal punto di vista militare: la polvere da sparo, la bomba atomica e l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è quella che consente a una mitragliatrice che è
coordinata, comandata da un satellite da remoto, di sparare su un'auto che è su un'autostrada iraniana e uccidere una persona con 13 colpi di mitragliatrice sparati da altrove, con una precisione millimetrica. Bene, dal punto di vista della predizione della capacità di interdire l'intelligenza artificiale, a che punto siamo? Siamo all'anno zero. Allora, noi adesso dobbiamo correre in maniera disperata. Abbiamo la capacità in Italia, dal punto di vista delle istituzioni e dei privati, di concepire un sistema nuovo e diverso che, senza nessun tipo di paura, possa affrontare queste sfide. Il PNRR basta? No, però dà un'indicazione. E l'indicazione è che pubblico e privato, prima di tutto dal punto di vista formativo, in cui le istituzioni, la difesa apre, spalanca le porte a tutti i soggetti privati che si devono formare recependo quegli skill formativi che domani sappiano riconoscere il tipo di attacco, la gravità di attacco, costruendo una rete resiliente che possa respingere attacchi. È fondamentale che la logistica e che ALIS, con la capacità che ha sempre avuto di essere anticipataria, penso ai motori ecologici, a tutta l'attività fatta dal punto di vista dell'ecologia e della sostenibilità, adesso è chiamata ad avere un ruolo centrale, anche visto che, come dire, è un mondo che si riconosce nei principi di ALIS, di essere capofila nel poter guidare sempre di più l'interazione con le istituzioni, in questo caso anche con la difesa e con ovviamente l'agenzia. Sottosegretario, mi ha bruciato anche la sua seconda domanda, quindi ora sarò cattivissima nella prossima. Finalmente. Lei non riesce a essere cattiva perché è troppo buona di aspetto. Certo. Ci può provare. Non ci punti.